Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video che fa parte del format Primo Ascolto, format dove ascoltiamo per la prima volta i nuovi singoli e nuove hit dei nostri, dei miei in questo caso, gruppi preferiti con delle reaction e dei commenti a caldo. Oggi parleremo del nuovissimo singolo di Dream Theater, Invisible Monster, tratto dall'album A View from the Top of the World, che è in uscita appunto il 22 ottobre. Ma prima ovviamente di andare ad ascoltarlo, un paio di comunicazioni. Innanzitutto, qui nelle schede trovate il primo ascolto appunto del singolo precedente di Alien, lo trovate appunto, potete vederlo tranquillamente su YouTube. In più voglio ricordarvi che proprio il 22 ottobre, il giorno d'uscita del nuovo album dei Dream, ce lo ascolteremo tutti assieme sul mio canale Twitch, che trovate qui in sovraimpressione e qui sotto in descrizione con tutti i social. E sempre parlando di questo nuovo album di Dream Theater, qui sotto in descrizione trovate anche il link Amazon da cui poterlo acquistare o in questo caso preordinare. Vi ricordo che tra l'altro, se acquisterete dai link qui sotto, Amazon mi verserà una piccola percentuale sul venduto, che però non influirà minimamente sul prezzo che voi pagherete. Quindi, mega spottone finito, possiamo passare all'ascolto di questo nuovo singolo. Allora, facciamo una piccola analisi preliminare. Questo è il primo vero singolo commerciale, se vogliamo, tratto dall'album, che ha avuto un videoclip vero e proprio, perché quello per The Alien era più, non so, una sorta di concept video, non saprei bene come definirlo, ma era difficile definirlo veramente videoclip. Era più che altro un'animazione in 3D che seguiva un po' l'andamento della canzone e del testo. Questo qua invece è proprio un videoclip, dovrebbero esserci proprio i Dream Theater che suonano, e tra l'altro cosa interessante è che è in formato molto panoramico, molto cinematografico, dovrebbe essere il formato 21:9 come rapporto dello schermo, quindi wow, non vedo l'ora di vederlo sinceramente. La canzone più corta di The Alien dura circa 6 minuti e mezzo e vediamo se è stato estratto come nuovo singolo. Viene addirittura detto sul sito ufficiale che il singolo è Invisible Monster, non The Alien, quindi è quello appunto per il marketing, per diffondere il nuovo album. Potrebbe essere una canzone un po' sottotono rispetto al classico stile dei Dream Theater, quindi un po' più adatta ad essere magari fatta circolare nelle radio, eccetera. Comunque, vediamolo. Mi aspetto qualcosa di appunto non così progressive e così costruito come di Alien, ma magari potrebbe essere comunque un buon pezzo. Ok, quindi, come vedete, cambio schermata, il video è pronto. Passiamo subito a vedere questo videoclip e ascoltare questo nuovo singolo. Okay. Petrucci con gli arpeggi. E vediamo Petrucci. Ok. Sì, è proprio videoclip questo, ok. Invisible Monster. Sì, è già molto semplice come canzone, ma va bene così. Deve essere un singolo potenzialmente radiofonico, prego. E sembra anche Keanu Reeves. Qua c'è il cambio di accenti, comunque lo mettono, Sì, tempo di spari c'è, comunque. Sono 7/4. Tipo Exuvia di Caparezza. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Sì, 7/4, ok. Qua siamo tornati a 4/4, ok. Petrucci con i fraseggi. Ma tra l'altro la batteria di Mangini è molto normale. Cioè, è normalissima, me ne sono reso conto adesso. Non è tutto, non è tutto il rack sopra. È normalissima! Ma come? Si vede che non serve per sta canzone. Oh, qua la batteria ci dà dentro. Mi fa troppo strano vedere Mangini con una batteria normale, cazzo. Troppo strano. Vabbè, che si incrocia tutto, vabbè, ok. Beh, è bello comunque anche come in queste canzoni molto più semplici i Dream riescono a mettere un po' la loro impronta. Più limitata, ma c'è. C'è sempre. Quello è sempre... è Keanu Reeves. È uguale, cazzo. Circa. Attenzione, pausa. Attenzione. Arpeggio dell'intro, ok. Anche la struttura è molto più classica. Va il tocco da sopra, Petrucci. Che bello. Ma penso inizierà la piccola parte strumentale di questa canzone. Piccola perché
durando 6 minuti e mezzo, che è poco per i Dream, non sarà molto lunga. Arriva il solo, mi sa, qua. Eccolo. Era caricatissimo, si capiva. Dai, ogni volta che vedo Petrucci suonare dico: ma che cazzo vado avanti a suonare a fare io nella mia vita? Ritornello, ok. Sì, è una costruzione molto classica. Con la maglia di Joker da Brie. Ce l'avevo anche al live quando sono andato a vederlo l'anno scorso. Ok, main riff che adesso chiuderà la canzone. Sì, è molto... è molto normale, effettivamente. Anche, cioè, a dire, fossero tutti così i singoli rock e metal che si sentono in radio, soprattutto qui in Italia, cioè, è tutto grasso che cola, eh. Ah, il simbolo dei Dream stilizzato, dipinto, ok. Mi piace come finisce, molto con la nota, poi boom, ci sta un sacco secondo me. Dai, sì, perché no, dai, tutto sommato sì, molto, adesso ne parliamo bene. Allora, parliamo un po' di questa Invisible Monster che abbiamo appena ascoltato. Allora, davanti anche il testo, perché mi piace sempre un attimo anche andare a vedere di cosa tratta la canzone. La prima cosa che volevo dire è che effettivamente dura 6 minuti e mezzo, che non è... allora, non è una canzone corta, radiofonicamente parlando. Magari verrà trasmessa con qualche taglio, probabilmente con le intro, le outro tagliate, con il solo accrocciato, insomma, un po' come hanno fatto con The Rite of Passage. Non lo so, però il videoclip effettivamente dura 6 minuti e mezzo, quindi... che effettivamente venga trasmessa tutta, io me lo auguro, tanto qui in Italia non la sentiremo mai, però all'estero spero che in alcune radio un po' più specializzate passi nella sua interezza. E comunque sono 6 minuti e mezzo che per me sono scorsi tranquillamente, poteva essere benissimo una canzone di 4 minuti e mezzo, non ho sentito i 6 minuti e mezzo, questo perché è una costruzione molto classica, chiamiamola una costruzione tranquilla, perché non ha grandi cambi eccetera, cioè intro, strofa per ritornare al ritornello, strofa per ritornare al ritornello, bridge, solo, ritornello finale, doppio, outro, cioè molto semplice come costruzione, quasi proprio a stampo di quasi la maggior parte delle canzoni di sempre. Va benissimo per la canzone che è, secondo me è una canzone nella media per i Dream Theater. Hanno fatto secondo me anche dei singoli un po' più ispirati. A Rite of Passage per esempio mi piace un po' di più, se voglia, però la canzone intera comunque di 8 minuti e passa, quindi singoli precedenti a questa furono per esempio Wither, ma Wither era proprio una canzone, cioè non era proprio una canzone di Dream Theater, nonostante l'abbiano fatta benissimo. Wither era proprio una ballad anche abbastanza classica, nonostante il tocco dei Dream si sente sempre, cioè anche nella canzone più classica riescono a mettertelo quasi sempre, quindi questa cosa la apprezzo. Ma in ogni caso è stata una canzone che non mi è sembrata così lunga, assolutamente. Mi sono stupito quando è arrivata alla fine che, ah cazzo, ma quindi sono già passati 6 minuti e mezzo, pensavo fossero passati molto meno, quindi massimo 4 e mezzo. Ma il testo, di cosa parla questa canzone? Il mostro invisibile, ovviamente è tutta una metafora che, se leggiamo il testo, probabilmente non si riferisce a una vera e propria malattia mentale, ma più che altro tratta certi disturbi in maniera vaga, raggruppandoli, tra virgolette, in un macro sottoinsieme. Questo mostro invisibile potrebbe essere l'ansia patologica, la depressione, potrebbe essere, per come la vedo io, questa è una mia interpretazione dopo aver letto il testo una volta e non aver letto le interviste, è sicuramente qualcosa di psicologico a livello umano, cioè, ma questo è proprio sicuro direi, cioè su questo credo non ci possano essere dubbi. Su cosa possa essere esattamente non lo so, ma diciamo che sono portato a pensare che sia più ansia o depressione per il fatto di una frase che c'è nella seconda strofa: si nasconde, non mostra mai la sua faccia, si nutre di paure razionali, questo genere di cose, quindi sicuramente una delle due. Ma la frase che mi aveva preso ancora di più era: sussurra nell'orecchio della sua vittima cose che potrebbero non succedere mai e troppe preoccupazioni da poter portarsi sulle spalle. Quindi questa frase, ho detto, questa è l'ansia, ragazzi, questa è l'ansia, ma in altre frasi potrebbe essere anche altro. Quindi secondo me
non hanno voluto, poi vedremo, magari le dichiarazioni dicono altro, però forse non hanno voluto riferirsi a una patologia specifica, ma più a un insieme di patologie, cioè questo mostro invisibile che a volte abbiamo tutti, ma ovviamente in misura minore, c'è chi invece ce l'ha tutti i giorni sulle proprie spalle, che anche se vorrebbe affrontarlo non ce la fa, quindi insomma, una canzone che potrebbe anche dal testo essere interessante. Che altro dire, ragazzi? Francamente non credo ci sia molto altro da dire, perché la canzone, come vi ho detto, è molto standard per gli stilemi dei Dream Theater. Non che non sia fatta bene, anzi, i Dream, proprio perché sanno comporre, a mio parere, molto bene e gestire altrettanto bene composizioni e canzoni molto più complesse, sanno ovviamente gestire anche qualcosa di molto più semplice e basic. Come singolo, spero che questa sia la cosa meno prog dell'album. L'album sono 7 canzoni, di cui l'ultima è una suite di più di 20 minuti. Spero che sia molto più improntato verso quello che era The Alien, piuttosto che verso questo Invisible Monsters, il disco intendo. Però secondo me, allora, facciamo un discorso molto più serio. L'arte gratis non esiste. Tutto quello che fa musica, che vende CD, è commerciale, perché il lato commerciale è indispensabile per la diffusione della propria arte e per poter fare il proprio lavoro, perché i Dream Theater fanno questo di lavoro. Quindi ci sta che ci sia una canzone molto più orecchiabile per chi non è avvezzo al progressive metal o comunque ai generi un po' più estremi, per far sì che magari qualcuno, ascoltando questa canzone, si compra il disco e dice: ma porco due, ma è una roba bella, e quindi magari tira dentro anche nuovi spettatori. Ragazzi, io sono completamente d'accordo con manovre del genere, sia chiaro, non mi hanno mai infastidito, perché è così che funziona. Non sono tutti intenditori, tra virgolette, musicali, quindi ci sta che i Dream Theater, per cercare giustamente di vendere il proprio prodotto, facciano una cosa su 7, una la vuoi fare più adatta a un pubblico non avvezzo al genere? Fatela pure. Quindi niente, chiusa la polemica tra me e sottoscritto. Mi piace ogni tanto puntualizzare questa cosa, perché poi ci sono i puristi: no, cos'è questa roba? Probabilmente non è il classico stilema dei Dream, e siamo d'accordo, ma serve, ragazzi, serve, perché se no i Dream non guadagnano, nessuno compra i dischi, e vaffanculo, capite quello che voglio dire? Ok, perché i fan e basta raramente riescono da soli a sostentare un progetto artistico di qualunque natura essa sia. Bisogna sempre cercare di coinvolgere anche il grande pubblico, sempre, per esempio al cinema. Questa è una cosa che al cinema si deve sempre cercare di fare, perché i cinema non sopravvivono mai solo coi film d'autore. Sarebbero tutti chiusi se ci fossero solo film d'autore. Così come tutte le band metal, anche da sound un po' ricercato, non potrebbero più fare dischi o esibirsi a questo livello se ogni tanto non sparassero fuori il singolo per le masse. Che comunque questa canzone per le masse è già abbastanza, come posso dire, arzigogolata, se vogliamo, nonostante sia molto semplice per i Dream Theater. Cioè, effettivamente l'unica cosa in questa canzone strana è che c'è i 7/4 nella strofa. È l'unica cosa, il 4/4, 3/4, 4/4, 3/4. È l'unica cosa in più di diverso che c'è. Perché poi tutto il resto è dritto. Tutto il resto è drittissimo. E va bene così, ragazzi. Va bene così. Prima di chiudere, vorrei parlarvi forse della nota che ho trovato più negativa, ma non troppo negativa, di questa canzone. Secondo me, questa volta James Labrie avrebbe dovuto, tra virgolette, fare di più. Allora, ovviamente sappiamo tutti i problemi che ha avuto James Labrie, sappiamo che ha una certa età, se lo andate a sentire dal vivo lo sapete che non ha più la voce di un tempo, va bene. Però, soprattutto nella seconda strofa, che acquisisce una sorta di pesantezza e di epicità, tra virgolette, di suono in più, hanno mantenuto la linea vocale molto standard. Secondo me avrebbero dovuto magari, forse in alcuni punti, doppiarla, cioè riempirla un po', ecco. Se ci penso per un po' mi viene in mente come avrebbero potuto migliorare, ma mi ricordo solo che ho proprio sentito: cazzo, qua però la voce è sottotono.
rispetto a tutto il resto. E ci sia chiaro, non sono completamente in disaccordo che a volte la voce è giusto che passi in secondo piano, la parte strumentale, ma è una strofa e la strofa si basa anche molto sul cantato, quindi devi in qualche modo anche elevare la parte vocale se elevi tutto lo strumentale attorno. E questa cosa secondo me un po' è mancata. Sia chiaro che non pregiudica completamente l'ascolto, però questa cosa mi è mancata, ecco, volevo giusto dirvi questa cosa qui. E un'altra cosa, tra l'altro sempre parlando del testo, diciamo che non ha un happy ending, nel senso rimane comunque il fatto che questo mostro invisibile ti attanaglia sempre e l'essere umano da cui è attanagliato questo mostro invisibile non può far altro che pregare di riavere il controllo, perlomeno in questa canzone. Sappiamo che nella realtà può andare in modo anche diverso, però questa canzone mi sembra, tra virgolette, disfattista. Forse proprio a simboleggiare che di fatto da alcuni mostri invisibili, per quanto magari la loro presenza si possa sentire sempre meno nel tempo, forse non ci abbandoneranno mai veramente. Saranno sempre lì, pronti a farsi sentire di più, magari nei momenti in cui la nostra vita sarà più difficile. E anche quando la vita sarà invece nel fiore, saremo tutti bei precisi, ma comunque una piccola ombra di questo mostro invisibile sarà sempre lì con noi. Molto, diciamo, cupa come lettura, ma è anche dannatamente realistica per certi aspetti. Quindi mi è piaciuta che comunque non sia proprio una fiaba, ma sia molto più reale. Bella gente, quindi io direi che per adesso ci possiamo salutare. Vi ringrazio se siete riusciti a resistere fino adesso. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa voi pensate di questa Invisible Monster, del primo singolo, tra virgolette, radiofonico di questo album che arriverà tra, adesso sto registrando che è il 10 ottobre, tra meno di 2 settimane. Ragazzi, vi ricordo di nuovo, come detto all'inizio video, che il giorno dell'uscita, quindi il 22 ottobre, ci troviamo sul mio Twitch, twitch.tv/mattiamazzo, per ascoltarlo e commentarlo assieme. Ovviamente poi il VOD verrà cancellato, perché sennò mi cancellano l'account, e io su Twitch ormai ci sto andando per viverci, quindi è meglio che me lo lasciano, ok? E per quanto riguarda anche i miei altri social, sempre qui sotto in descrizione trovate il link a tutti gli altri, appunto, social su cui sono presente. Ho aperto TikTok, sono su Instagram, sono su Facebook, sono qui su YouTube, ovviamente, come già detto prima, sono anche su Twitch. Insomma, mi potete trovare quasi dappertutto, per vostra fortuna o per vostra sfortuna, questo lo deciderete solo voi. Vi ricordo ovviamente che sempre qui sotto in descrizione ci sono anche altri link che portano del merchandise a tema Dream Theater, reperibile su Amazon, come detto inizio video. Se acquisterete dai link qui sotto, Amazon vi verserà una piccola percentuale sul venduto, che però non influirà minimamente sul prezzo che voi pagherete. Per voi quindi non cambierà niente, per me potrebbe essere una birretta in più al mese. Ecco, che altro dire? Anche per oggi è tutto. Da Mattia Mazzo, ciao a tutti.